il tema che noi svolgiamo brevemente in questa conversazione verge sulla parola di Dio, la parola di Dio viva ed efficace, la parola di Dio che è vita nostra. Della parola di Dio si può parlare per ore ed ore, si può parlare per giorni interi, per una settimana, per un mese, perché è un tema inesauribile, essendo la parola di Dio la vita stessa di Dio effusa in noi, radicata in noi. Ma questa mattina vogliamo soltanto accennare a delle piste di riflessioni che poi condurremo per conto nostro. Una prima pista di riflessione è il cammino della parola di Dio dentro di noi, il cammino della parola di Dio dentro la comunità che la vive e che viene trasformata dalla parola di Dio. Sì, perché la parola di Dio è viva, efficace, è viva ed ha un suo cammino. Come primo testo di riflessione lo traiamo dalla Bibbia, dal profeta Geremia, dalla Scrittura, che è tutta parola di Dio, da cima a fondo, ma non è il solo canale attraverso cui ci giunge la parola di Dio, sebbene sia il canale privilegiato. E allora ecco un testo del profeta Geremia 15:16, quando la tua parola, Signore, mi venne incontro, io la divorai con avidità. Era dolce al mio palato. Io portavo il tuo nome, il nome del Padre, scritto sulla mia fronte. È un testo che deve farci riflettere su questo primo passo della parola di Dio dentro di noi. È la parola che cammina verso di noi. Quando la tua parola mi venne incontro, l'iniziativa è sempre di Dio, è Dio che parla, l'uomo che riceve, ascolta la parola del Signore. Perciò è importante notare questo inizio del cammino che viene sempre da Dio. Il giorno tale dei tali, la parola di Dio scese su di me, dice Ezechiele. E Luca dice, datando bene, così sotto il profilo religioso e sotto il profilo civile, l'anno in cui la parola di Dio scende su Giovanni. È la parola di Dio che scende, viene incontro a noi tocca guardarla, desiderarla, ingoiarla. E allora ecco il primo cammino dell'uomo che va incontro alla parola di Dio con avidità. Ecco, avere l'avidità della parola di Dio, perché la parola di Dio è la vita nostra. Noi siamo nati dalla parola di Dio. Ci sovviene il testo di Pietro 1:23.
dove è detto che noi siamo nati dalla parola di Dio viva ed eterna, è il DNA della nostra vita. Siamo nati dalla parola di Dio. Oppure quell'altra parola di Giovanni, i quali non da carne, non da sangue, non da volontà di uomo, ma da Dio sono stati generati, perché il Verbo si è fatto carne. Per cui la parola di Dio, la parola eterna che il Padre pronunzia, il Verbo di Dio che viene incontro a noi e che noi desideriamo ardentemente. Ci vuole questo desiderio della parola di Dio, dice il profeta proprio Geremia, dando la motivazione, io ando incontro alla parola di Dio perché il nome di Dio era scritto sulla mia fronte. Io sono una persona di Dio, è il Padre che ci dà la parola, perché noi viviamo come il Figlio è vita, perché il Padre gli dà la vita, così anche noi, ricevendo il Verbo, riceviamo la vita. Ma la riceviamo perché portiamo il nome del Padre scritto sulla fronte, e per questo che nasce in noi il desiderio del Verbo, il desiderio della parola di Dio. E questo è il primo cammino dell'uomo, che va incontro alla parola di Dio, la parola di Dio desiderata. Fratelli e sorelle, dobbiamo desiderare la parola di Dio, avere fame e sete della parola di Dio, e per questo cercarla finché si farà trovare. Dice il profeta Amos, verrà un tempo in cui gli uomini cercheranno la parola di Dio, andranno in cerca della parola di Dio, diranno verbum Dei, verbum Dei, ma la parola di Dio non si farà trovare. Finché la parola di Dio si fa trovare, desideriamola ardentemente, perché è la vita nostra. Questo è il primo passo. Il secondo passo, che la parola di Dio fa dentro di noi, è l'ingoiare la parola di Dio. Ecco, io desidero la parola di Dio, e dice il profeta, io la ingoiai con avidità. Ingoiare la parola di Dio, mangiare la parola di Dio. Ricordatevi questa bella immagine del bambino che desidera il latte della madre, e quando ha fame subito cerca il seno della madre, si avventa sul seno della madre e incomincia a succhiare, sia perché sente l'istinto verso la madre, sia perché cerca il nutrimento dalla madre, sia perché il contatto, cioè l'aderenza tattile alla madre, lo soddisfa. Così è della parola di Dio, ci mette in comunione con Dio Padre, Dio Madre. È come mangiare il latte di Dio, come succhiare il latte di Dio, che procede dal petto di Dio Padre, di Dio Madre, e che il Verbo di Dio, Cristo Signore, è Lui il latte che procede dal Padre e che noi ingoiamo dentro di noi con avidità, e veniamo in contatto con questa parola, la facciamo nostra e ci sentiamo a nostro agio quando abbiamo la parola. Il bambino piange quando desidera il latte, ma quando è al petto della madre si quieta, chiude gli occhi e succhia, perché finalmente il suo desiderio è stato appagato e comincia ad ingoiare,
a succhiare la parola di Dio, trova quiete, gioia, pace, sente così di aderire intimamente alla madre e di essere beato perché ha succhiato, succhia e appeso al petto della madre. Così deve essere per noi il secondo passo, ingoiare la parola di Dio, cercare la parola di Dio, e dove la troviamo, succhiare la parola di Dio per farne vita nostra e per essere così a contatto con Dio, che è colui che ci dà la vita, Dio Padre, Dio Madre. Andiamo a un terzo passo dalla parola, ed è così un bellissimo testo che possiamo prendere da Ezechiele 3. Vediamo se lo leggiamo. Ezechiele 3. Leggiamo il testo perché ci interessa. E ne vedo un libro. Un libro e lo ingoia. Per cui si allaccia al secondo passo, ma c'è questo libro mangiato. Mangiato e poi digerito. Per cui il terzo passo è questo ingerire la parola di Dio e digerirla dentro di noi. Leggiamo il testo. Figlio dell'uomo, mangia ciò che hai davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: figlio dell'uomo, nutrisci il ventre e riempi le viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: figlio dell'uomo, va, recati dagli israeliti e riferisci loro le mie parole, poiché io non ti mando un popolo dal linguaggio astuso e di lingua barbara, ma agli israeliti. Non a grandi popoli dal linguaggio astuso e di lingua barbara, dei quali tu non comprendi le parole. Se a loro ti avessi inviato, ti avrebbero ascoltato. Ma gli israeliti non vogliono ascoltare te, perché non vogliono ascoltare me. Tutti gli israeliti sono di dura cervice e di cuore ostinato. Ecco, io ti do una faccia tosta quanto la loro e una fronte dura quanto la loro fronte. Come diamante più duro della selce ho reso la tua fronte. Non li temere, non impaurirti davanti a loro, sono una genia di ribelli. Mi disse ancora: figlio dell'uomo, tutte le parole che ti dico accogliele nel cuore e ascoltale con gli orecchi, poi va, recati dai deportati, dai figli del tuo popolo e parla loro. Dirai: così dice il Signore, ascoltino o non ascoltino. Allora uno spirito mi sollevò e dietro a me udì un grande fragore: benedetta la gloria del Signore dal luogo della sua dimora. Era il rumore delle ali degli esseri viventi che le battevano l'una contro l'altra, e contemporaneamente il rumore delle ruote e il rumore di un grande frastuono. Uno spirito dunque mi sollevò e mi portò via. Io ritornai triste e con l'animo eccitato, mentre la mano del Signore pesava su di me. Giunsi dai deportati di Tel Aviv, che abitano lungo il canale Chebar, dove hanno preso dimora, e rimasi in mezzo a loro 7 giorni come stordito. Ecco, c'è tutto un cammino della parola del profeta Ezechiele. Il profeta Ezechiele deve mangiare il libro, questo libro aureo per noi è la scrittura, ma non è il solo libro che contiene la parola di Dio, lo vedremo, ma è il libro privilegiato per noi. Dobbiamo digerirlo. Ecco allora il terzo passo della parola: desiderata, ingoiata, digerita. Cioè dobbiamo nutrirci della parola di Dio. I succhi gastrici debbono muoversi
dentro di noi e digerire la parola, perché lo diremo subito, perché questa parola digerita deve compiere il suo cammino nei tre parametri che indicherò, ma deve essere digerita da noi. Nell'Apocalisse lo stesso rotolo viene ingoiato, diventa miele sulla bocca, la dolcezza della parola, ma poi diventa fiele, perché deve essere eruttata, deve essere portata via. Comunque, per il momento fermiamoci a questo digerimento della parola. Dobbiamo nutrirci della parola. E per nutrirci della parola non basta ricevere una sola parola. È la nutrizione giornaliera che noi dobbiamo fare della parola di Dio. Nutrirsi e digerire, scomporre, cioè nei suoi elementi nutritivi, la parola di Dio, perché diventi innanzitutto sangue dentro di noi, diventi vita dentro di noi. Ecco allora il primo cammino della parola di Dio, secondo il primo parametro. Voi sapete che sono i tre parametri, sarebbe Y, poi Z e poi X. Allora cominciamo con il parametro basale, che è Z, e cioè la parola di Dio penetra dentro di noi e diventa vita, ma cammina dentro di noi, perché diventa sangue che circola, linfa che circola. Il sangue non è fermo, la linfa non è ferma, ma c'è la circolazione dentro di noi del sangue e della linfa. Così è dalla parola di Dio che penetra in noi, circola in noi, ci vivifica, ci nutre, ci fa crescere, perché ci dà la vita. È il cosiddetto il parametro basale, parametro Z. Quando la parola di Dio non viene ingerita o non viene digerita bene, noi ne soffriamo. Quando la parola di Dio, come il pane, ci viene a mancare, noi veniamo meno. Per cui la parola di Dio deve essere mangiata, deve essere digerita, deve essere cioè fatta vita nostra, diventare sangue dentro di noi, linfa dentro di noi, per mantenerci in buona salute ed essere figli di Dio, perché la parola di Dio ci trasforma in colui che mangiamo. Questa trasformazione avviene soprattutto nell'Eucaristia, ma comunque la parola di Dio ci trasforma in figli di Dio, ci trasforma in certa maniera nel Verbo di Dio, per cui noi diventiamo Verbo di Dio, parola di Dio vivente, in modo che la nostra vita possa essere un annuncio della parola del Signore. Comunque, attenta a questo parametro interessante, parametro Z, che è il parametro basale, circolare. La parola di Dio deve circolare dentro di noi, diventare sangue, diventare linfa, perché noi viviamo. E viviamo di Dio, viviamo della parola di Dio, come il Verbo di Dio, Figlio eterno del Padre, vive per il Padre, così noi viviamo per il Figlio. Viviamo del Figlio, viviamo della parola di Dio eterna che il Padre ha generato e ha messo dentro di noi, come dice il testo di Pietro, il testo di Giacomo, il testo di Giovanni. Noi siamo viventi per la parola eterna che è venuta dentro di noi. Ma andiamo agli altri parametri. C'è il parametro Y,
parametro verticale. La parola di Dio non circola soltanto dentro di noi, ma due cammini, un cammino verticale fuori e un cammino orizzontale fuori. C'è il cammino interiore, come vi ho detto, nel parametro Z, ma ci sono questi due cammini, uno verticale e l'altro orizzontale. Qual è il cammino verticale della parola? La parola diventa preghiera. Deve ritornare a colui da cui discende. È il Padre che ci manda la parola, ci genera la parola, e nell'amore la parola deve ritornare al Padre con i frutti che essa produce. Prendete il testo, c'è bisogno di leggere, di Isaia 35, la parola che scende dal cielo viene dentro di noi, ma come una neve che cade, ma poi ritorna in alto, non senza il frutto, ritorna alla sorgente da cui è venuta, ritorna al cielo. E allora la parola di Dio diventa preghiera. Se la parola di Dio non diventa preghiera, quella parola di Dio non è digerita, non è assimilata, non ci ha fatti figli di Dio. Il figlio di Dio, il Verbo, ritorna sempre al Padre, è in continuo ritorno al Padre, ed è anche così di ciascuno di noi: dobbiamo tornare al Padre da cui veniamo, e ritorniamo al Padre in Cristo, che è la parola vivente e che ci assimila a sé nella preghiera. È un ritorno incessante. Diceva Gesù: bisogna pregare sempre, senza mai cessare. La preghiera diventa così il respiro dell'anima. Nel respiro noi abbiamo due movimenti, quello ispiratorio e quello espiratorio. Però in questi due movimenti c'è la vita, e se per un momento noi cessiamo di respirare, noi moriamo. Anzi, il segno che una persona è viva è se respira. Così il vero cristiano, il vero figlio di Dio, è un uomo vivente se respira, e il respiro è la preghiera, questa unione intima con Dio. Tu non ti accorgi quando respiri, non è che fai due atti di ispirazione ed espirazione, sempre cosciente, e lo metti in atto, ma istintivamente tu ispiri ed espiri, tu cioè respiri. Così è dell'uomo spirituale, così è di ciascuno di noi: diventiamo preghiera vivente, ci riceviamo da Dio e ritorniamo a Dio. La preghiera diventa lo stato abituale dell'uomo di Dio, uomo di preghiera. Così è, fratelli e sorelle, deve essere di ciascuno di noi: diventare persone di preghiera. Questo è il cammino che la parola di Dio fa. È il cammino verticale, secondo il parametro così verticale che noi chiamiamo Y, il primo parametro. Nella preghiera comunitaria di cui parleremo, questa parola di Dio diventa preghiera celebrata, parola celebrata. Non è soltanto parola pregata, ma è parola celebrata. Celebrare la parola di Dio quando la comunità si riunisce, ma parleremo del cammino della parola nella comunità, diventa una parola celebrata. I nostri gruppi di preghiera, quando noi veramente preghiamo, o quando noi celebriamo la liturgia della Santa Messa o la liturgia delle ore, allora quella preghiera è celebrata, è la parola celebrata a cui si unisce cielo e terra, è la liturgia celeste,
a cui noi partecipiamo, noi che siamo sempre in una perenne liturgia. Quando ci riuniamo per il momento della preghiera, allora quella parola diventa parola celebrata. Però chiudiamo la parentesi. Andiamo all'altro parametro, non abbiamo molto tempo, all'altro parametro, parametro X, e parametro orizzontale. Abbiamo sentito parlare di questo parametro nel testo di Ezechiele, ma le troviamo in quasi tutti i testi scritturistici che ci parlano della parola di Dio predicata, parlata, comunicata, perché dia vita. È nella parola di Dio che noi comunichiamo la vita e noi siamo i portatori della parola di Dio. Qui Ezechiele, dopo aver digerita la parola, allora quella parola deve esplodere, deve uscire. Ecco perché l'angelo lo porta a Tel Aviv, tra i deportati, tra gente ribelle, perché non vuole ascoltare la parola del Signore, ma lui è invitato a parlare, sia che ascoltino, sia che non ascoltino, tu devi portare la parola perché vivano. Il profeta viene portato a Tel Aviv, che era allora, non è la moderna Tel Aviv, era una borgata, ma dove adesso sorge Tel Aviv, dove c'erano i deportati, e a questo popolo deportato, lontano, schiavo, diciamo, che noi dobbiamo portare la parola di Dio al mondo che è schiavo. Siamo in un mondo dei deportati, siamo in un mondo in cui il maligno ci ha deportato, in cui gli uomini ci hanno deportato, il mondo ci ha deportato, e dobbiamo portare la domanda nel mondo perché gli uomini ascoltino e vivano. Non possiamo immedesimarci nel mondo, ma dobbiamo andare nel mondo per portare la parola di Dio. Qui c'è tutto il tema dell'evangelizzazione, l'evangelizzazione che ha diversi gradi, l'evangelizzazione nel gruppo, che veramente è catechesi, ma poi l'evangelizzazione nella famiglia, l'evangelizzazione nell'ufficio, nei luoghi di lavoro, l'evangelizzazione nel mondo in cui noi ci troviamo. Ma dobbiamo uscire, dobbiamo uscire. Non possiamo tenerci la parola di Dio dentro di noi. Non basta che la parola di Dio circoli dentro di noi e diventi sangue, circoli nel nostro gruppo e diventi preghiera, diventi profezia, ma dobbiamo portare singolarmente la parola di Dio fuori, perché la parola di Dio diventa vita per gli altri. E abbiamo le diverse forme in cui possiamo portare la parola di Dio, o come verbo di Dio, o come vita, come testimonianza. Dobbiamo comunque, noi che diventiamo parola di Dio vivente, portarci nel mondo perché gli uomini vedano e glorificano, vedendo le vostre opere buone, il Padre che mi ha mandato. Lo diceva Gesù. Voi siete la luce del mondo. Vedono le vostre opere buone e glorificano il Padre. Gli uomini debbono vedere in noi la parola di Dio che vive. Dobbiamo essere parola di Dio per gli uomini col nostro esempio, col nostro comportamento, con la nostra parola viva. Dobbiamo cioè evangelizzare in tutte le forme che l'evangelizzazione può prendere e di cui faremo parola in altra occasione. Non è questo il momento di parlare di questa evangelizzazione, ma basta aver accennato a questo cammino della parola. Dobbiamo essere sollecitati a parlare di Dio agli altri. Qui ci verrebbe bene incontro il testo di Giovanni, quando lui ingoia il libro, ma diventa fiele dentro di lui e deve buttarlo fuori, altrimenti muore avvelenato.
se non pronuncia quella parola, diventa profezia sulla sua bocca. Così anche noi non dobbiamo avere pace se non portiamo questa parola di Dio agli altri. Questo è il cammino, diciamo, dalla parola nel suo parametro X, portare la parola agli altri. Nei diversi circuiti, cominciando dal gruppo in cui viviamo, nella famiglia, nell'ambiente di lavoro, nel mondo in cui siamo lanciati, anche presso gli avversari, perché tutti ascoltano la parola di Dio. Ascoltino o non ascoltino, debbono avere in mano lo strumento di Dio e convertirsi e vivere. Arrivati a questo punto, vediamo che ora abbiamo. Dovremmo arrivare al secondo punto, ma non possiamo svilupparlo, lo accenniamo. E poi al terzo punto, che accenniamo appena, non possiamo svilupparlo, perché potrebbe essere tema, quello che diciamo, di tre riflessioni, di tre conversazioni. Accenna appena la comunità. Quello che abbiamo detto finora vale per noi individui, il cammino della parola dentro di noi, ma c'è il cammino della parola dentro la comunità. È la comunità che deve avere l'abilità della parola di Dio, una comunità che non è avida della parola di Dio, è il segno che non ha il nome del Padre scritto sulla fronte. Non appartiene a Dio, manca l'appartenenza a Dio. Una comunità che trascura la parola di Dio, è indifferente alla parola di Dio, non vuole sentire la parola di Dio, non ha l'avidità della parola di Dio, sia che giunga in profezia, è un canale di cui parleremo, sia che venga letta delle scritture, sia che viene pregata, cioè una comunità in cui non c'è la parola di Dio, non c'è l'avidità della parola di Dio, non ingoia la parola di Dio, non va incontro alla parola di Dio, e la parola di Dio non diventa miele nella sua bocca, quella comunità non ha il nome del Padre scritto sulla fronte, non appartiene a Dio, perché se appartenesse al Padre avrebbe il Verbo che procede dal Padre, pronuncierebbe il Verbo che ritorna al Padre, e non ha lo Spirito, perché è lo Spirito che procede dal Padre, ci comunica la parola e accende l'amore dentro di noi, perché questa parola covi dentro di noi e diventa vita, diventi calore. E allora ecco il cammino della parola nella comunità. La comunità deve desiderare ardentemente la parola di Dio. Una comunità che non desidera, che non è avida, che non va incontro con avidità alla parola di Dio quando la sente, non va incontro alla profezia quando suona, non va incontro all'insegnamento quando suona, quella comunità è una comunità moribonda, anzi diciamo di più, non è una comunità di Dio, non porta il nome del Padre scritto in fronte. Nella comunità c'è un secondo passo, c'è la parola di Dio che diventa vita. La comunità si fonda sulla parola di Dio, la comunità deve attuare giorno per giorno la parola di Dio, cioè deve mangiare quel gomer che Dio dà alla manna che scende dal cielo, un gomer a testa. La comunità deve mangiare un gomer, ognuno di noi il suo gomer giornaliero, perché quello è il cibo quotidiano, la manna che scende dal cielo e che il Padre ci manda, perché è il cibo nel deserto della vita. Per cui la comunità deve mangiare ogni giorno la parola di Dio, deve masticarla perché diventi vita. Una comunità
che non si nutre di parole di Dio, ma di parole umane, che si nutre semplicemente di canti, di giochi, di facezie, di cianfrusaglie. Questa comunità non vive di Dio, è una comunità anemica che soffre nella salute spirituale perché è scarso il cibo che mangia. Quanto più una comunità vive di una parola di Dio, tanto più ha il sangue e la linfa dentro di sé ed è una comunità vivente, la comunità di figli di Dio. Così anche la comunità deve esercitare la preghiera, la lode rivolta a Dio, che è un obbligo che la comunità deve svolgere perché tutta la natura, cominciando da quella inanimata a quella animata, cioè gli uomini, deve rivolgere al Padre in Cristo Gesù, che è l'autore del Padre, e qui ecco il parametro Y della comunità, la preghiera comunitaria, una comunità che prega è una comunità vivente, una comunità che non prega non è una comunità vivente. Basta accennare, è un tema che bisogna sviluppare. Così una comunità vivente della parola di Dio è una comunità evangelizzatrice, cioè parla con l'esempio, diventa impressionante. I carismatici siamo impressionanti con la nostra vita. La nostra vita è muta o è parlante? La nostra vita ha una voce o non ha una voce? Non basta i suoni, i canti, ma è la vita che deve cantare, e deve cantare il Verbo, deve cantare Dio, deve risuonare Dio. Per cui l'evangelizzazione con la vita, portare cioè la parola di Dio dentro le famiglie. Le nostre famiglie sono morte, anche le famiglie dei noi carismatici sono famiglie così non vive, sono vivaccianti le nostre famiglie perché non sono nutrite dalla parola di Dio che siamo noi. Portare la parola di Dio viva nelle nostre famiglie, nell'ambiente del lavoro, in tutti i circuiti in cui noi ci troviamo. Ecco allora che la comunità diventa una comunità evangelizzatrice, e di questo ne parleremo a parte. È il parametro, diciamo, X che deve verificarsi a livello comunitario, come abbiamo detto, a livello personale. Ricordiamoci di quello che ho detto e riflettiamo su quello che ho detto, sia a livello personale sia a livello comunitario. Ricordiamoci di questi tre parametri del cammino della parola dentro di noi, perché se la parola è stagnante, se la parola non cammina, non è una parola viva. Un cenno appena, per pochi minuti che ci vengono dati, ne faremo oggetto di una riflessione la prossima volta, ma voglio accennarlo. I canali della parola, come ci giunge la parola di Dio? Accenniamo appena. C'è il canale privilegiato per noi, che è la scrittura, la rivelazione. Ma c'è un primo canale, la prima rivelazione, ed è la creazione. Non sappiamo più leggere la parola di Dio, il Verbo di Dio che parla in ogni cosa. E qui si mangia la parola di Dio con le orecchie dello Spirito, ascoltando la voce delle cose. Si mangia con gli occhi, vedendo le cose che Dio ha creato attorno a noi. Dice un testo della Scrittura,
i cieli narrano la gloria di Dio e i suoi portenti annuncia il firmamento. Ora, se c'è uno che narra, ci deve essere uno che ascolta. Se c'è uno che proclama, c'è uno che coglie il proclama. Invece noi siamo dei sordi e dei ciechi, non sappiamo cogliere la parola di Dio che è nella natura che ci sta attorno. Dio ha creato questo mondo meraviglioso, bello, questo paradiso terrestre, questo Eden che diventa Eden se noi siamo in grazia di Dio, e resta Eden se viviamo in grazia di Dio, se noi vediamo Dio che cammina nel paradiso terrestre, che cammina in mezzo alla natura, in mezzo alle cose, allora per noi questa terra è l'Eden. Ma se noi col peccato perdiamo la vista di Dio, la conversazione con Dio, allora usciamo fuori dall'Eden, e questo Eden diventa terra arida che produce tribole e spine. Ci sentiamo esseri di Dio. Fratelli e sorelle, spetta a noi vivere in questo mondo come nell'Eden, o vivere in questo mondo come in una valle di lacrime, come in un Eden distrutto, come in una terra arida che produce tribole e spine. Dobbiamo cogliere la parola di Dio in tutte le creature, saper ascoltare Dio che parla del sole, dei tramonti, che parla nel cielo, parla sulla terra, parla in un piccolo fiore, parla negli uomini, parla in ciascun uomo, e negli occhi di ciascun uomo il Verbo di Dio è incarnato in qualsiasi uomo. E se tu vai in fondo alla pupilla di ogni tuo fratello, di ogni tua sorella, scoprirai il volto di Dio, scoprirai Dio vivente. Qui si tratta di cogliere Dio nella creazione, è il primo canale attraverso cui ti giunge la parola di Dio, il Verbo di Dio che è diffuso in tutto il mondo. Ma per cogliere il Verbo di Dio bisogna essere innamorati di Dio, avere lo Spirito Santo. Se tu hai lo Spirito Santo, questo Spirito ti farà vedere il Verbo di Dio diffuso nel mondo, ti farà ascoltare la parola di Dio vivente in tutte le creature, ti farà cogliere la parola di Dio, ti farà vivere dalla parola di Dio. È il primo canale. Secondo canale è la Scrittura, dove la rivelazione si fa più viva, dove c'è il Verbo di Dio consegnato. Dice, va bene, San Girolamo, che tutta la parola di Dio, tutto il Verbo è in ogni pagina della Scrittura. La parola di Dio è gravida di Cristo. Questo libro è gravido di Cristo. Ogni pagina è gravido di Cristo. Ma chi sa leggere questo libro? Chi sa leggere questo libro? Leggiamo il bellissimo testo di Isaia. Portami il libro. Se tu lo porti a uno che non sa leggere, quello ti dirà, ma io non lo so leggere. Perciò è inutile questo libro. Se tu lo porgi sigillato, quello ti dirà, ma come posso leggerlo se è legato, se è sigillato? Per noi invece questo libro è aperto, perché secondo il capitolo 5 dell'Apocalisse, il Verbo stesso, l'Agnello di Dio, cielo aperto. Diceva Gesù ai discepoli di Emmaus che le Scritture parlavano di Lui, e disse ai discepoli di Emmaus lungo il cammino tutto quello che era scritto di Lui nei Salmi, nei profeti, nella legge, perché questo libro è gravido di Cristo,
in ogni pagina è Cristo. Beato chi sa leggere Cristo, chi sa sentire l'alito di Cristo, l'alito del Verbo. Ma l'alito del Verbo si percepisce se siamo pieni di Spirito Santo, il quale si infiamma e ci dà l'interpretazione delle Scritture. Basta. E c'è un altro canale, la parola di Dio che risuona dentro di te. Non è che Dio non parli, Dio parla, e siamo sordi, non abbiamo occhi, non abbiamo il gusto, non abbiamo l'olfatto, non abbiamo il tatto, perché i cinque sensi spirituali, quando sono aperti, aggrediscono la parola di Dio che è dentro di noi. La parola di Dio è dentro di te, lo dice un testo del Deuteronomio 30. La parola di Dio non è in Oriente, non è in Occidente, è sulla tua bocca, dentro di te, nel tuo cuore, è dentro di te la parola di Dio. Tante volte la parola di Dio si fa sentire attraverso la locuzione interiore, alle volte si fa vedere come in un lampo, un'ispirazione. La parola di Dio alle volte ti sconvolge senza che tu te ne accorga, perché è nella tua coscienza che Dio parla, è nella tua ragione che Dio ti parla, è nel cuore che Dio ti parla. Attenti a questo canale, il canale interiore, Dio ti parla, è il canale attraverso cui la parola di Dio, il Verbo di Dio ti parla, e tu puoi vivere dalla parola di Dio ed essere un essere vivente. Ancora un altro canale, è il canale esterno degli uomini. Io mi leggo il giornale ogni giorno, perché anche il giornale è parola di Dio. Se tu sai leggere nella cronaca, la parola di Dio. Tutti gli eventi che succedono sono parole di Dio, è Dio che ti parla. Ma tu non sai leggere il giornale, leggi soltanto le notizie, ma non leggi l'orma di Dio, il cammino di Dio, la presenza di Dio, là dove si parla degli uomini, dove gli uomini parlano, dove gli uomini agiscono. È Dio che ti parla, Dio che agisce, Dio che ti fa sentire la parola, è nella cronaca, è nella storia, è nei fatti degli uomini che tu leggi la parola di Dio. Però è un libro difficile, è più difficile a leggere, è più facile leggere le Scritture, è più facile leggere dentro di te che leggere Dio in un giornale, che leggere Dio nella storia, che leggere Dio nella cronaca, che leggere Dio nei fatti della vita, che leggere Dio nel cammino di ogni fratello che incontri. È difficile, però è un canale attraverso cui la parola di Dio penetra dentro di te e ti dà la vita. E accenniamo all'ultimo canale, dove la parola di Dio si incarna, ed è Gesù. Gesù è la parola di Dio.